In Valle di Rabbi, una parallela della Valle di Sole, raggiungiamo Malga Cespedè a quota circa 1900 metri. Siamo dunque in alta montagna e qui ci accoglie Orlando Ghirardini che assieme a Johan e Dorina gestisce questa Malga. Da quanti anni innanzitutto? Dal 92 noi siamo qui che facciamo formaggio e andiamo avanti con l'alpeggio collettivo, insomma. Ormai rimasti quattro soci e... Resistete in quota? Siamo in quota. L'alpeggio è una grande tradizione di questi luoghi. Devo anche dire che il secondo nome di questa malga è Malga Samocleva, che viene proprio da Samoclevo, dove tu abiti, no, Orlando, con la tua famiglia, la tua azienda agricola, la tua stalla. E quindi questa è una proprietà collettiva. Ci spieghi cosa significa? Qui la proprietà è dell'ASUC, che è amministrazione separata, usi civici, vuol dire che dà ai censiti la malga per l'estate, per l'alpeggio, insomma, e da sempre, sempre andata così e speriamo che continui ancora. Una proprietà collettiva viene gestita col senso della responsabilità delle genti alpine. Sappiamo che dovete destinare alla manutenzione, no? Che vuol dire tagliare la legna, eliminare le piante infestanti, ecco, tante giornate di lavoro, di manutenzione proprio. Abbastanza, insomma, c'è da sfalciare le erbacce qua. C'è da prepararsi la legna per fare il formaggio, perché viene fatto esclusivamente con la legna. Quante giornate di lavoro destinate alla malga? Ma generalmente facciamo una giornata a capo. Per ogni vacca? Per ogni vacca è una giornata di lavoro. Dopo se servono ne facciamo anche una e mezza, perché, o anche due, quello che serve, insomma, perché ormai... Non c'è più nessun altro, c'è il parco che ci dà una mano ogni tanto e bisogna ringraziarlo, che ci pulisce un po' e insomma ci dà una mano, ecco. Veniamo anche ai vostri prodotti. Il latte viene munto la mattina e la sera. Vediamo la panna innanzitutto. La panna viene separata da quello della sera, che viene dopo, viene fatto il burro. Quello della mattina va in caldaia direttamente e si fa un formaggio che noi definiamo semigrasso. A latte parzialmente scremato. Parzialmente scremato, e sempre latte crudo con l'aggiunta del caglio e buono. Prendiamo la cagliata, è stata tagliata a pezzi e si procede a metterla nelle fasere. Fuoco, la legna, la natura, il caglio, altrimenti c'è tutta questa filosofia del latte crudo, cioè il rispetto, no, del prodotto. Ti chiederei adesso, Orlando, di descriverci con le tue parole, ma forse anche con i tuoi sentimenti, il tuo formaggio. Per me è buono. Non dico che è il migliore, perché ognuno ha la sua peculiarità e ogni malga ha la sua erba, la sua manualità a farlo, perché ogni casaro ha il suo sistema, insomma, no? E può influire sulla la riuscita del formaggio. Noi, io lo definirei buono, non oso di più, però direi buono. Questo è un sistema per sentire la dolcezza o se ha qualche problema. Sembra a posto.
il pascolo in che maniera influisce nel prodotto? Il pascolo è molto importante. Questo è un pascolo buono perché al sole non ha erbe acide, non c'è palù, non c'è acqua, insomma, è l'erba abbastanza buona, insomma, questa. Qua alle nostre spalle c'è un'altra malga dove sappiamo che tiri, no? Diciamo così, è un po' il tuo regno quello là. Come si chiama quella malga? Quella lì è la malga Polinar che ho preso in gestione quest'anno. Ho lì una piccola realtà, bella, nuova di zecca, bella, proprio bella, però è piccola, è una realtà piccolissima e speriamo. Che cresca anche quella. Speriamo che cresca. Tu saresti un maestro, diciamo, per questi giovani che non fanno... Non mi ritengo un maestro, no, perché i maestri li lascio agli altri. Il dipendente che ho qui, ho insegnato, ha imparato benissimo, è bravissimo a fare il formaggio. E se ho insegnato bene, le segno che qualcosa so fare. Però mi arrangio, ecco, non ho nessuna difficoltà a dire che faccio un prodotto abbastanza buono. Dorina e Johan sono tuoi collaboratori, posso dire che sono anche tuoi amici? Sì, sono amici per la pelle anche. Andiamo sia in Romania che loro restano in Italia e sono felicissimo di essere amico e che lavorino con me, insomma, ecco. Dorina viene dalla Romania, è qui con il marito Johan da quanti anni? Da 11 anni. E qui alla malga di cosa ti occupi? Un po' di tutto. Bisogna occuparsi, adattarsi a tutto quello che le da fare. Ti vediamo mentre confezioni il burro, ad esempio? Sì, a confezionare il burro, a essere nella stalla a mungere, a fare un po' il pastore, un po' di più in ultimi tempi a fare il pastore e tutto. Come ti trovi qua in montagna, qua in Trentino? Ci troviamo bene perché ormai... possiamo dire che è una vita che siamo qui, siamo abituati con il lavoro e comunque la va tutto bene. Il vostro futuro è qui? Cosa pensate? No, nessun straniero al mondo non deve pensare che il suo futuro è in un altro paese fuori del suo. Quindi pian piano pensate? Sì, pian piano pensiamo da rientrare nella nostra casa. A che ora vi alzate la mattina qua in Malga? Dalle 3:30 comincia la vita. Qui in Malga. E fino a quando la sera? Ah, in base a come sei bravo a finire. Non prima dalle 9, ma dipende. In Malga non si deve pensare che sono tutte le giornate uguali. Per dire oggi, ho fatto ferie con voi dalle vacche, ma solo buon Dio lo sa che ora le trovo io stasera. Johan. Questo è un richiamo per le vacche. Sì, e mi aiuta a mandarli via, su, portarli via alla stalla. Loro sentono il colpo e tornano su. Sì. Come vediamo che si stanno avvicinando. Parlare con loro. Lo fai sempre, tutte le sere, questo? Sì. Sì, sì. Tu qui sei anche il casaro della malga. Sì, di solito sì. Sappiamo che sei anche un dirigente di Coldiretti. Cosa chiedete voi agricoltori, contadini di montagna alla politica? Ma alla politica ce ne sarebbero tante cose da chiedere. Io chiedo solo una cosa, se è possibile, semplificare. Non mettere troppi vincoli, non mettere troppi paletti, perché la gente, quella vecchia, viene vecchia e smette perché per forza maggiore. E i giovani, tanti, non si impegnano perché ci sono troppi paletti. Un po' di regole ci vogliono, però non esagerate. I tuoi prodotti li vendi qua in giro? Quali sono i tuoi clienti? Ma gente comune,
gente di posto che prende una mezza forma, prende la forma, e ha sempre gente. Dopo c'è anche qualche turista che prende qualcosa, che viene in Malga e prende qualcosa. Si vende abbastanza bene, insomma, ecco. Il prodotto, se è buono, si vende. Agli albergatori, ai ristoratori, cosa chiedi? Chiederei di prendere qualcosa, di provare una nicchia, se possibile, però a prezzo giusto. Fate un grande prodotto, dovrebbe essere riconosciuto di più. Secondo me tutti quelli che fanno formaggio di Malga sono bravi operatori e fanno prodotti tutti buoni, perché noi facciamo anche la Desmontegada, Arabi, e portiamo i formaggi da quasi tutte le Malghe, insomma sono tutti buoni, non ci sarà un po' di differenza, però sono tutti prodotti che vale la pena assaggiare e mangiarli, insomma.